Buon pomeriggio, ben ritrovati con il magazine dedicato alla palla a tamburello. Un buon pomeriggio, un ben ritrovato a Flavio Biali. Ciao Flavio. Ciao Chiara e ben ritrovato agli amici sportivi. Come stai intanto Flavio? Bene. Tutto bene? Sì, bene. Sì. Un po' di caloria però. Non è che mi stai tirando qualcosa di... No. Volevo sapere intanto come stavi, visto che la scorsa settimana non ci siamo visti, sì, per questo. Per lavoro, sì. Allora Flavio, oggi è una puntata dedicata all'Open, disciplina Open, sì. In particolare Serie A, Serie B maschile e poi ci dedichiamo anche al Serie A Open femminile, però abbiamo un grande ospite, quindi lascio a te l'onore di presentarlo. Sì, appunto come hai detto, ben detto tu, iniziamo la puntata parlando della disciplina Open, la scorsa puntata siamo abbiamo parlato del muro e in più parleremo anche degli spareggi, sono avuti in questa scorsa settimana gli spareggi per poter acquisire la semifinale di Coppa Italia che si disputerà a Noarna nel periodo di Ferragosto, quindi la settimana di Ferragosto. E poi parleremo ovviamente delle classifiche, faremo vedere le classifiche di Serie A e B maschile e per aiutarmi in questo ho fatto venire con me un talento della palla tamburello. Un atleta vero, insomma. Un atleta vero che ci fa ben sperare, Federico Pastrone. E allora lo salutiamo. Giocatore del Castiglione, sì, un playmaker. Ciao a tutti, del Castiglione. Ciao Federico, grazie a te per essere qua con noi, per aver supportato Flavio in questa puntata. Allora, prima di dare spazio a te, Federico, così poi ci racconterai, dato che appunto tu sei un atleta vero, facciamo così: andiamo a rivedere quanto è accaduto per quanto riguarda la Coppa Italia, partendo dalla Serie A Open, sempre per ciò che riguarda la Coppa Italia, così vediamo risultati, vediamo anche le prossime gare, gli spareggi. Eccoli qua: spareggi e semifinale. Quindi, velocemente, l'Arcen ha battuto il Virtus Guidizzolo 6-1-6-2, Solferino ha battuto la Cavrianese 6-0-6-5 e poi le semifinali previste l'11 e il 12 agosto, Passino Castellaro contro Solferino, mentre Somma Campagna contro Arcene. Questo riguarda la Serie A Open maschile Coppa Italia. Facciamo vedere anche la Serie B o vuoi prima un commento? Possiamo dire che infatti l'Arcene e il Solferino comunque erano quelle meglio messe anche in classifica, ecco, se mai torna la grafica della Serie A, che comunque è l'Arcene e il Solferino, come abbiamo detto, hanno avuto la vittoria sulla Virtus Guidizzolo Cavrianese. Ha un po' più sofferto il Solferino sul secondo set, perché vedete che infatti dopo aver vinto il primo 6-0 ha vinto il secondo 6-5. Come abbiamo detto, quelli sono i raggruppamenti per le semifinali l'11 e il 12 agosto, come dicevamo prima, a Noarna in Trentino. E quindi c'era il Pasino Castellaro che affronterà il Solferino, quindi un derby mantovano, e il Somma Campagna invece affronterà l'Arcene, che poi andremo a vedere, sono appaiate con gli stessi punti in classifica di Serie A, quindi è uno spettacolo, diciamo che comunque sono le prime quattro squadre di Serie A, quindi rappresentano anche la classifica generale. Sì, match comunque molto lottati, no? Sulla carta. Sicuramente lo spettacolo non mancherà. Perfetto, allora vediamo anche invece la Coppa Italia per quanto riguarda la Serie B maschile, così anche in questo caso andiamo a vedere i risultati degli spareggi, andiamo a vedere gli accoppiamenti per le semifinali. Quindi velocemente, il Dossena ha battuto il Bardolino 6-4-6-5, Malavicina ha battuto il Segno 6-5-6-3, vedete quindi gli accoppiamenti per quanto riguarda le semifinali: Castiglione Malavicina il 6 agosto, Castelli Calepio Dossena invece il 7 agosto. Ecco, qui da buon bergamasco mi dispiace un po' questo accoppiamento, infatti perché una delle due bergamasche verrà eliminata, perché vediamo che appunto il Castel Calepio e il Dossena, entrambe bergamasche, si dovranno affrontare, quindi una delle due purtroppo non parteciperà alla finale, come comunque lo sai che il Castiglione e il Malavicina è sempre comunque un derby mantovano. Queste semifinali verranno giocate la settimana prima di quelle della Serie A, infatti vediamo che verranno giocate il 6 agosto e il 7 agosto. Anche qui rappresentano comunque l'alta classifica, non c'è un outsider di bassa o media classifica, sono comunque squadre che sono nell'alta della classifica della Serie B, quindi anche qui lo spettacolo sicuramente è sicuro, scusatemi il gioco di parole, è uno spettacolo sicuro. Assicurato. Sì. E allora facciamo così, andiamo a vedere anche i risultati della 13ª giornata del campionato di Serie B Open maschile, così ci facciamo aiutare anche da Federico, visto che lui è il giocatore del Castiglione. Vediamo i risultati, poi vediamo la classifica e poi diamo spazio. Questo intanto è il quadro dei risultati, senza che li leggiamo tutti, vediamo comunque ci sono state tre
match molto lottate, addirittura 16-14, correggimi se sbaglio, non l'avevo mai visto, perché è vero, il tie break è consueto, se la Cereta e il Dossena è una lotta all'infinito. Infatti è stata emozionante per chi ha assistito alla partita, ha descritto una partita comunque tanto emozionante, perché appunto il 16-14 non capita tutti i giorni al tie break. Come abbiamo sempre detto, il campionato di Serie B, quindi un campionato comunque che si equivale, e continuamente vediamo negli scontri un sacco di partite finite al tie break. E a questo punto vado da Federico, perché vedo che il Castiglione ha vinto 8-4 al tie break contro Valle San Felice. Federico, allora ti chiedo un primo commento su questo match qua. Sì, devo dire che è stata una partita molto combattuta e si vede dal risultato. Abbiamo sofferto nel secondo set e anche nel tie break, il primo invece è andato un po' più sciolto, però nonostante tutto abbiamo portato a casa due punti molto importanti per la classifica. Ecco, allora, dato che hai citato la classifica, facciamo così, guardiamo anche la classifica sempre per quanto riguarda la Serie B Open maschile, dove al momento il Castiglione è in vetta con 32 punti, ve lo dico già. Eccola qua, vedete chiaramente tutte le squadre hanno giocato 13 partite, Castiglione 32, poi c'è il Segno 28, poi c'è una vera e propria lotta, perché lo vediamo, le squadre comunque sono tutte lì raggruppate, però da sottolineare come il Castiglione comunque sia in avanti. Parto da Flavio e poi vado su. Sì, Federico. Sono proprio due cose semplici. Il Castiglione, che comunque rispetto a qualche giornata fa aveva un distacco maggiore, ha perso qualche punticino nelle ultime partite e comunque sta mantenendo comunque l'alta classifica con onore. Diciamo che comunque, come mi ha sempre detto, ha una formazione comunque composta da come hai detto tu, da veri atleti, non meno che il playmaker, che è Pastrone, Federico, che abbiamo qua con noi oggi. Sono dei top player nel senso di crescita. Spezzo una lancia a favore appunto di Federico, perché so che comunque sta passando un attimo per un problema al ginocchio e quindi non è nella massima forma, quindi pare anche questi risultati del Castiglione probabilmente, secondo me, sono dovuti anche a questa non totale formazione piena, diciamo. Tu dici anche la vittoria al terzo set, questo sì, facevi riferimento? Sì, okay. Questo ecco, lo dico io personalmente, poi adesso non chiediamo. Vorrei poi mai chiedi a lui se... Ecco Federico, sì, ti faccio rispondere su questo. Sì, purtroppo ho avuto un problema al ginocchio, in particolare al menisco, e ha condizionato un po' gli ultimi due risultati delle ultime due giornate, però siamo positivi e speriamo di recuperare al più presto, perché abbiamo subito due match molto importanti che... diciamo vanno a stabilire un po' già l'alta classifica. Che poi vincere quando non si è al massimo della condizione conta ancora di più, perché comunque nonostante le difficoltà, soprattutto anche nell'ultima partita che abbiamo visto, avete vinto al terzo, al tie break, però ha un valore aggiunto. Sì, è un valore aggiunto perché comunque alza molto il morale della squadra. E speriamo adesso appunto in questi due match, che sono due scontri diretti con la seconda e con la terza in classifica, di portare a casa dei punti, perché è veramente molto importante. Ti chiedo Federico, dato che l'abbiamo visto anche con la classifica, siete in vetta, quindi comunque ci sono tante aspettative su di voi, tu la senti in campo questa pressione o è una cosa che quando sei dentro il campo poi non ci pensi? Ma diciamo che quando gioco la pressione non la sento più di tanto, per una questione di carattere mia, però invece riguardo alla squadra anche non abbiamo tutta questa pressione, nonostante gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio campionato, che sono molto importanti. Però giochiamo in un contesto, in una squadra molto amichevole, unita, e questo ci aiuta molto nel giocare più sereni e liberi. Chiaro. E di tutte queste squadre che stiamo riguardando, ce n'è una o più in particolare che magari vi danno più preoccupazioni per come giocano, per i giocatori? Beh, sicuramente le prime 4-5 squadre della classifica sono squadre molto forti e ben strutturate, che appunto ci faranno soffrire parecchio negli scontri diretti. Ecco, tra l'altro, oltre a Federico, nel Castiglione c'è anche suo fratello. Infatti, quello che volevo farti una domanda, appunto, esatto. Cosa il pro e il contro di giocare con un fratello in squadra? E poi voglio sapere se litigate, perché... No, sicuramente ha i suoi pro e contro. Diciamo che abbiamo già giocato in passato assieme nell'indoor, nel Cinaio, dove abbiamo vinto anche vari titoli e ci siamo tolti qualche soddisfazione, quindi non abbiamo problemi a giocare assieme e ci troviamo bene, speriamo di continuare. Tu sei il fratello maggiore? No, o il più piccolo. Il più piccolo, sì. Quindi è lui che diciamo ha iniziato per primo anche
a affacciarsi a questo sport e tu l'hai seguito o è stato comunque... No, abbiamo iniziato assieme. Abbiamo iniziato assieme da piccoli, io all'età di 4 anni e lui a 6. E siamo andati avanti, pian piano siamo cresciuti e speriamo di continuare in questo passo. Certo, ecco. Diciamo che nel tamburello il fatto di essere fratelli porta bene, no? Perché possiamo ricordare i fratelli Festi, ce fratelli tanti. Merighi, okay. E quindi sicuramente anche i fratelli Pastrone saranno di loro, perché comunque speriamo. È un buon livello già adesso, quindi è... E poi Flavio, ti chiedo, visto che comunque Federico ha detto che hanno iniziato a giocare la palla tamburello da molto piccoli, questo di nuovo sottolinea come sia importante iniziare fin da subito per arrivare già a ottimi livelli, perché comunque la Serie B, quindi è un passo alla Serie A, in questo momento sono anche primi in classifica, e sì, questo comunque va sempre ricordato. Sì, come ha ricordato, perché comunque, sempre col gioco di parole, va sempre ben ricordato la difficoltà del gioco, del gesto tecnico della palla tamburello. Federico ne può confermare questo, quindi cioè, prima si inizia, prima è ovvio che si fanno questi approcci, che ovviamente all'inizio è proprio il fatto del tamburello con l'approccio con la pallina. Sicuramente non si chiede al ragazzo di fare dei colpi, però diciamo che prima, vediamo anche dalle immagini, ecco, che avete potuto notare prima, cioè, gli scambi poi in Serie A sono a un certo livello, la pallina arriva anche a 200 all'ora. Insomma, non è come spiegarlo, ma probabilmente se si va attorno a uno sferisterio si può capire la difficoltà di questo nostro sport. Quindi, come abbiamo sempre detto, l'inizio prematuro è sempre comunque importante. Prima si inizia e meglio si arriva, no? Come sempre. Ecco, Federico, ti chiedo, rivedendo anche un po' le immagini, c'è un colpo in particolare che tu ritieni più difficile, anche magari da poter migliorare? Diciamo che ho acquisito negli anni e mi sono migliorato su vari colpi, e ce n'è qualcuno che mi viene meglio, qualcuno che faccio un po' più fatica, però secondo me con l'esperienza e col tempo riuscirò ad apprendere anche ciò che mi viene più difficile. Ecco, una curiosità, perché spesso nelle immagini vedo sempre giocatori destri, questo perché comunque i mancini sono un po' come nel tennis, che ce n'è molti meno, oppure... È un caso che magari in queste immagini vediamo tanti giocatori destri? No, è proprio come nel tennis, quindi, perché poi quando si incontra un mancino c'è sempre quella difficoltà, più, come anche no? Nel tennis, è molto più complicato, diventa complicato per anticipargli il colpo, no? Perché ripeto, come la pallina andando più di 200 all'ora è importante posizionarsi ancora prima che il giocatore colpisca la pallina, l'avversario colpisca la pallina, quindi anticipare il colpo, e quando dall'altra parte c'è un mancino diventa sempre più difficile intuire la traiettoria della pallina, quindi assolutamente sì. Però ecco, quello di vederne meno è proprio una questione fisica. Tu, Federico, sei destro? Sono destro. E tuo fratello anche? Anche mio fratello. Ok, quindi tutti e due destri. Ti chiedo, Federico, perché queste immagini chiaramente sono della disciplina open, ma tu sei stato campione con il Cinaglio nella disciplina indoor, quindi io ti chiedo anche a livello sia di preparazione, come ti prepari per queste due discipline che sono differenti, e poi se ti trovi meglio in una piuttosto che nell'altra. Allora, sicuramente rispondo prima alla seconda, e mi trovo meglio nella disciplina open perché fisicamente sono più portato, però anche nell'indoor, soprattutto negli ultimi anni, l'anno scorso per esempio abbiamo fatto il triplete vincendo Coppa Italia, campionato e Coppa Europa, che è stata una grandissima soddisfazione. Complimenti. Tutte e tre. Sì, abbiamo avuto Tononi in studio, sì, no? Sì. Abbiamo avuto ospite Tononi per presentare la Coppa, il sì, triplete. E appunto eravamo io, mio fratello e Lorenzo Tonon. E nell'indoor è completamente un altro sport che l'open, e quindi bisogna prepararsi con allenamenti specifici e molto intensamente, perché la stagione è breve ma intensa, quindi... Bisogna essere pronti. Anche per gli infortuni, no? Anche per gli infortuni, perché il suolo, la superficie è completamente diversa dall'open. Al posto di giocare su terra rossa si gioca su un materiale sintetico. Una sorta di materia. Sì, no? È quello che avevamo parlato nella scorsa puntata, parlando appunto di indoor, della Spring League, che avevamo parlato appunto di riuscire, perché ad oggi comunque molti giocatori dall'open fanno anche la disciplina indoor, pur sentendo, come ha sottolineato Federico, sono discipline completamente diverse. L'unico attrezzo che si può usare, che comunque ha delle caratteristiche diverse, è comunque il tamburello e la pallina. Però per il resto, poi sul gesto tecnico,
c'è tanto, come dice anche la fisicità è importante, no? Certo. tra un giocatore, tra un atleta e l'altro, quindi è quello che appunto stavamo puntando con la federazione, quindi riuscire ad allargare più tempo possibile a questa disciplina che è l'indoor, per dare modo che anche altri atleti possano entrare a far parte di questa disciplina e quindi riuscire a giocare in maniera separata e avere il tempo per prepararsi prima ad esempio nell'indoor e poi nell'open, no? Comunque contestualmente uno che possa giocare solamente indoor o solamente open, quindi che si perfezioni le proprie tecniche su una disciplina che sia una o l'altra. Federico, un'ultima domanda, invece il tan beach è una cosa che hai mai provato? Ti piacerebbe anche a livello più professionistico o rimani su open e indoor? Ho già provato, però direi di rimanere su open e indoor. Dici, già ne ho. Va bene, per divertirsi durante l'estate, che è bello nelle spiagge giocarci, però non è il mio sport, secondo me. Esatto. Questo spezza una lancia però al beach, nel senso che l'impegno è veramente tanto. Chiaro. Uno che già fa indoor e open, veramente. Poi come vedete noi faremo le finali nel mese d'agosto, nel centro d'agosto. Quindi vedete il calendario della palla tamburello è veramente ampio. Quindi sicuramente con il beach, che ricordo che poi il 20 ci saranno le finali a Cesenatico del campionato italiano, il 20 di agosto. Allora Flavio, in chiusura diamo uno sguardo anche alla Serie A Open, visto che con Federico ci siamo soffermati sulla Serie B, ma vediamo anche i risultati della 13ª giornata della Serie A Open maschile, poi diamo uno sguardo anche alla classifica. Questi tutti i risultati, in questo caso due match molto molto lottati, soprattutto Sabbianara Ceresara finita 11-9 al tiebreak. Un piccolo commento Flavio o sì, risultati vogliamo... che ci aspettavamo? No, vabbè, la Cavrianese, che comunque col Solferino, che attualmente è una delle prime in classifica, quindi nelle prime tre, quindi la Cavrianese si è ben comportando, portando appunto arrivando al tie break e perdendo solamente da 8-10. Quindi intanto che vediamo anche la classifica, così abbiamo il quadro. La classifica, ricordiamo, vediamo che l'Arcine e il Solferino hanno una partita in più, perché appaiate insomma campagna l'Arcine. Ricordiamo che l'Arcine in tempi non sospetti avevo già preventivato che era un po' l'Atalanta, se vi ricordate, della palla tamburella. E infatti la vediamo. Mi sta dando ragione. E si trova prima in classifica con una partita in più, perché dobbiamo ricordare che questo weekend ci sarà la Coppa, l'Arcine e il Solferino saranno impegnate nella Coppa Europa e quindi hanno anticipato un turno di campionato. Io farei un plauso, come non voglio essere Mago Telma della situazione, però anche con il Fontigo, che era quella squadra che avevano trovato in fondo alla classifica, neopromossa di Serie B, ma con un organico importante che secondo me, ho detto che era una questione solo di tempo e di riuscire ad entrare più che col gioco, con la testa in un campionato di Serie A. E infatti vediamo che si è portato al quarto penultimo po', come si dice, quel... Sì, comunque in una situazione di salvezza, no? In questo momento. Si è alzato comunque la classifica di fondo, di bassa classifica, quindi un plauso al Fontigo che... come avevo detto non avevo dubbi che si sarebbe fatto sentire in questo campionato. E direi che hai azzeccato tutti i tuoi pronostici, complimenti anche a Flavio, complimenti a Federico per l'atleta che è, complimenti a Flavio per i pronostici. E con questo noi siamo anche giunti in chiusura, quindi io ringrazio Flavio Biali, grazie Flavio. A voi, grazie a te Chiara, grazie chiaramente a Federico per essere stato qua nei nostri studi. Voi. E grazie a voi come sempre per averci seguito, restate qui su Sport Italia, buon proseguimento.